Un giorno dalla TG2000, edizione Flash, sarebbero 7 gli operatori umanitari della ONG Wars and Trans Kitchen rimasti uccisi a Gaza mentre stavano distribuendo aiuti alimentari, lo riferisce la stessa ONG. Fonti palestinesi addossano a Israele la responsabilità dell'attacco, i militari israeliani annunciano indagini approfondite parlando di tragico incidente. Intanto in Siria, in un raid su un edificio dell'ambasciata iraniana a Damasco, è stato ucciso un alto comandante dei Pasdaran iraniani, Mohammad Reza Zaedi, insieme ad altri 6 membri della Guardia Rivoluzionaria iraniana. Teheran minaccia, la risposta sarà dura. Anche Mosca accusa Israele, minaccia anche dagli Hezbollah libanesi, Israele verrà punito. E dell'attacco al consolato iraniano a Damasco si discuterà oggi nel Consiglio di sicurezza dell'ONU. Secondo quanto annunciato dal vice ambasciatore della Russia, è stato il suo paese a chiedere l'incontro per le 15 ora locale. La Russia lancia intanto nuovi attacchi in Ucraina, 10 droni kamikaze sul paese, 9 sono stati abbattuti dall'aeronautica militare di Kiev. Putin firma un decreto sulla coscrizione di cittadini russi per il servizio militare, si tratta di 150.000 persone dai 18 ai 30 anni. Vorrei che il dono della pace arrivasse là dove più ce n'è bisogno, alle popolazioni stremate da guerra, fame e da ogni forma di oppressione, lo ha detto il Papa durante il Regina Cieli del lunedì dell'Angelo. Al via oggi la visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Costa d'Avorio. Si tratta della prima in assoluto di un capo di Stato italiano nel paese. La missione sarà completata da una visita nel vicino Ghana, dove Mattarella si sposterà giovedì 4 aprile. La politica, dopo la tregua pasquale, maggioranza e opposizione si preparano alla battaglia in Parlamento. Sul tavolo anche la riforma del premierato, oggi alle 14, il voto in Commissione al Senato della riforma dell'articolo 3 che aprirebbe all'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Agguato di mafia, a Bari è morto dopo essere stato colpito con diversi colpi di pistola Raffaele Lello Capriati, figlio di Sabino e nipote di Tonino Capriati, boss storico dell'omonimo clan mafioso di Bari Vecchia. Il delitto è stato compiuto nel rione Torremare. Sul posto gli uomini della squadra mobile della questura di Bari, coordinati dalla DDA. Tragedia lunedì di Pasquetta nella tarda serata. A Nuoro due ragazzini di 13 e 14 anni sono morti in seguito al crollo del solaio di una casa diroccata alla periferia della città. Molto probabilmente i due adolescenti stavano giocando all'interno dell'edificio quando c'è stato il crollo. Una forte ondata di maltempo ha colpito ieri l'Italia, soprattutto al nord, si contano i danni. Oggi ancora allerta arancione per valanghe, allerta gialla per rischio idrogeologico in Piemonte. A sud invece sole e temperature al di sopra della media stagionale. 3 persone sono morte, un'altra è rimasta ferita in una valanga nei pressi di Zermatt, una delle località sciistiche e alpinistiche più famose della Svizzera. Lo ha reso noto la polizia cantonale del Vallese, precisando su X che in serata le ricerche sono state sospese. Oggi in tutto il mondo si celebra la giornata per la consapevolezza sull'autismo, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU. Per l'occasione la Fontana dei Dioscuri al centro di Piazza del Quirinale sarà illuminata di blu, come molti monumenti in tutte le città del mondo. Il 2 aprile 2005, alle 21.37 ora italiana, moriva in Vaticano Papa Giovanni Paolo II. Migliaia si riunirono spontaneamente davanti alla Basilica di San Pietro per una veglia di preghiera che proseguì senza sosta fino all'8 aprile, il giorno del funerale. Zucchero Sugar Fornaciari fa il pienone a Londra. Il tour mondiale del bluesman italiano è partito dalla Royal Albert Hall con 3 serate di tutto esaurito. La prima volta che Zucchero aveva calcato il palco del Tempio della Musica londinese era il 1990 per aprire i concerti di Eric Clapton. E chiudiamo con il calcio. L'Inter vola verso lo scudetto, 8 partite dalla fine del campionato, vince Empoli con 2 gol di Dimarco e Sanchez e si porta più 14 dal Milan. Oggi a Torino semifinale di andata di Coppa Italia Juventus Lazio. È tutto per ora, prossimo appuntamento alle 12. Grazie per averci seguito, più tardi.